Ecco, Emilio. Well, hello, good afternoon and from my side. I will speak in English, but you don't have to worry because JP gave me very easy cases, not like this you saw until now. Io poi traduco tutto, traduco tutto. No, non è possibile. Okay, very easy cases, simple cases, everyday cases. This is the first one, the first patient who came for a, let's say, come si dice, controllo generale DNA, corretto? And he was especially worried about this lesion here. Okay, we can see clinically it's, okay, let's say, a little bit ugly, but okay, some nevi also look like this. But dermoscopically, we start to worry maybe a little bit, but now please vote your diagnosis. Allora, votiamo nevo, cheratosi seborroica o melanoma? 1, 2 o 3? Esatto. 1, 2 o 3? Vediamo un po'. Ok, possiamo fermare. Vediamo. Ok. Quindi, clearly, melanoma. Ok, this is absolutely compatible with. Why can I not use anymore the. I don't know. Ah, sì, sì, dobbiamo tornare indietro. Ecco, arriva. Ecco. Perfect. This is absolutely compatible with this clinical and this dermoscopy, okay? Melanoma is okay for us. But let's listen to Simonetta. La lesione è completamente asimmetrica ed è costituita da due parti. Una sulla destra, che è una componente dermica, e una sulla sinistra che è una componente praticamente del tutto giunzionale. Avanti, Emilio, dove sei andato? A destra e a sinistra, qua si vede meglio, avanti. La componente dermica è costituita da piccoli nidi melanocitaria che apparentemente maturano, anche se sono immersi in una certa quota di fibrosi, avanti. La componente giunzionale invece è fatta da melanociti un po', diciamo, un po' allegri, un po' ipercromatici, che però tendono a non interessare l'epidermide, tendono a rimanere alla base dell'epidermide. Avanti. Questo è di nuovo quello che potremmo chiamare la spalla, dove c'è la proliferazione giunzionale, che è piuttosto estesa. Avanti. E questo è di nuovo un close-up sulla proliferazione giunzionale che comunque è citologicamente non troppo preoccupante. Avanti. Ok. So, a questo punto... A questo punto faccio... sì, please, pathologist, vote. E siccome il sistema di votazione non è proprio affidabile, allora forse chiediamo le vostre singole opinioni. Quella di Simonetta la conosciamo. Piero, tu che ne pensi? Allora, una componente sicuramente nevica, quella sulla mia destra, l'altra parte con tutti i melanociti singoli che sono uno attaccato all'altro, uno sguardo veloce mi fa pensare a un melanoma in situ, quindi okay. Melanoma in situ su un nevo preesistente. Ok, Gerardo? Vista velocemente così. Sì. No, mi sembra invece una lesione benigna. Indubbiamente ci sono queste due componenti con caratteristiche morfologiche abbastanza diverse l'una dall'altra. Però se esaminiamo singolarmente queste due componenti, separatamente l'una dall'altra, io non vedo chiari indizi di malignità né nell'una né nell'altra. Per quanto riguarda la componente lentiginosa, l'iperplasia epidermica è molto regolare, è un po' affollata alla giunzione, però complessivamente mi pare di poter dire che c'è un'architettura abbastanza regolare e forse abbiamo anche qualche problema di tipo artefattuale, perché in particolare alcune creste sono tagliate un po' tangenzialmente e questo può dare magari una falsa impressione di lesione magari più juicy di quanto non sia nella realtà. Per quanto riguarda l'altra componente fibrotica, c'è una fibrosi di tipo riparativo più che di tipo regressivo, quindi una fibrosi simil nevo sclerosante, e quelle teche dermiche mi sembrano francamente abbastanza banali. Quindi sei più per il neo. Sì. E Simonetta, io credo che tu mantieni la tua posizione invece più sul versante melanoma. Io l'avevo refertato come melanoma in quel momento perché questa asimmetria generale mi preoccupava moltissimo.
in tutti questi mesi, rivedendo, ripensando e vedendo anche tanti altri casi simili, perché insomma se ne vede, diciamo, capisco da cosa venga la diagnosi di benigna dei colleghi e penso che avessero ragione, cioè, penso di avere sovradiagnosticato questo caso. Harald, you are more on the side of a nevus or melanoma? Make it short, I think it's a nevus dermatopathologically, and it also fits with the dermatoscopy. I'm sorry for me. Okay. Also, dermatoscopy is not convincing for melanoma. Okay. Elizabeth? I think it's a recurrent nevus. I think there was a zone of fibrosis over the dermal compartment. Va bene, perfetto. Quindi siamo più o meno nell'ambito di una lesione difficile da diagnosticare istologicamente, dove è assolutamente necessario per il corretto approccio sentire un confronto fra patologi, ed è quello che è avvenuto, perché in realtà se questa lesione la consideriamo melanoma è una lesione abbastanza spessa e quindi scattano una serie di procedure, sentinelle e così via. Se invece la giudichiamo benigna, ovviamente ci fermiamo lì. Quindi è stato molto importante nella vita reale che Simonetta si sia confrontata e che alla fine ci si sia decisi per un approccio conservativo, e quindi abbiamo fatto, credo, solo un piccolo allargamento, ma senza andare su sentinella. Okay. Let's go on with the second case. The second case is a 53-year-old man with this lesion on his leg. This is clinical, and this is dermoscopy. Okay, clear enough. So please give allora, your vote. Allora, votiamo per nevo composto, nevo di Spitz, Bowen o melanoma. Quindi 1, 2, 3, 4 ovviamente. Ok, siamo a 150, possiamo fermare, ok. Vediamo un po' com'è il trend. Melanoma era l'ultimo, mi pare, giusto? Nevo di Spitz. Nevo di Spitz. Great majority, un pochino di melanoma, ma grande maggioranza nevo di Spitz. Sì, ok. Sì. Okay. E chiaramente è un soggetto adulto, quindi abbiamo asportato, la regola è... funziona sempre. But it's clearly, in fact, this is the typical Spitz nevus. If you try to find the typical Starburst pattern, this is it. But it's 53 years old. So the known story, Spitzoid lesions in adult patients, we excise them. And let's listen to Simonetta. Anche in questo caso la lesione è relativamente simmetrica, ha una componente dermica ben evidente, una componente epidermica che si estende ben oltre la, che ha delle spalle larghe, cosiddetta, avanti. Avanti, andiamo a più grande ingrandimento. È una cosa piuttosto rilevante che nella parte centrale della lesione, dove c'è il massimo spessore in pratica della lesione, la componente epidermica avanti, Emilio, aveva un atteggiamento paggettoide particolarmente accentuato e i nidi e i melanociti, che sono un po' spizzoidi, un po' epitelioidi, si dispongono spesso a cellule singole e tendono a risalire l'epidermide. Avanti. Nel derma le cellule sono monomorfe, in questo caso c'erano due mitosi, due figure mitotiche dopo ricerca attenta nella componente dermica. Avanti. Le spalle, la periferia della lesione era, a mio avviso, francamente spizzoide, non era più preoccupante di tanto la parte periferica. A questo punto chiediamo ai panel qual è la vostra opinione. Elizabeth, what do you think based on what you think? It's a melanoma. Melanoma. Harald? Striking difference between the dermatoscopy and the pathology, and from the pathology, unaware of the dermatoscopy, I have to say I favor melanoma. Melanoma. Simon, non ricordo, sai che no, io pensavo fosse un melanoma. Melanoma. Jerry? Melanoma senza grandi dubbi. Piero?
Sono completamente d'accordo. Melanoma. Anche melanoma anche. Bene, abbiamo qui una, proprio un agreement assoluto, nonostante una clinica, una dermoscopia proprio da spitz classico. Questo è la riprova di che quello che ci si dice capita una volta su 100, ma capita. Il nevo di spitz a 50 anni, cioè quello che sembra nevo di spitz a 50 anni, in realtà può essere un melanoma. Insomma, questo è l'insegnamento che traiamo da questo caso. Molto bene.